il quadro che penso ne venga fuori è un quadro, direi, desolante e preoccupante. Però il fatto che il quadro sia desolante e preoccupante non deve essere un motivo di rassegnazione, ma deve essere un incentivo a trovare gli strumenti e i rimedi nei confronti di questo quadro desolato e desolante. È necessaria una premessa che tutto sommato è anche ovvia, abbastanza ovvia, cioè che l'evoluzione del diritto del lavoro e l'evoluzione del diritto penale e dei sistemi di controllo sociale sono strettamente collegati, nel senso che quanto più in un ordinamento sono garantiti i diritti dei lavoratori e comunque i diritti sociali in generale, tanto meno chi detiene il potere ha bisogno di disporre di un apparato repressivo estremamente forte e capace di incidere nel corpo sociale. Quando invece i diritti vengono messi in discussione, vengono diminuiti e vengono pressoché azzerati, a quel punto l'esigenza di controllo sociale e di repressione penale, anche violenta, diventa fondamentale per i detentori del potere per continuare a mantenere il loro controllo sull'intera società. E a fianco dello Statuto dei lavoratori, nel 73 entra in vigore la legge sul processo del lavoro, più rapido, più veloce, che si pone a fianco quindi di questa strumentazione normativa per rendere più efficace la tutela dei diritti dei lavoratori, che si è in un contesto politico completamente differente. Ormai mi sento anziano a fare questi ricordi, ma nei primi anni 70 si poteva leggere sulla rivista Quale Giustizia, che era la rivista di Magistratura Democratica dell'epoca, che era cosa ben diversa dalla Magistratura Democratica di oggi, in cui pretori e anche sostituti procuratori della Repubblica in certi casi sostenevano la necessità per la magistratura di rompere con il suo ruolo e ad esempio di trovare dei punti di riferimento e di omogeneità con le assemblee autonome di fabbrica. Dopodiché subentrerà questo la normalizzazione della metà degli anni 70. Sul piano penale, prima dicevo la connessione, abbiamo questi sviluppi di maggiori tutele e sul piano penale abbiamo un ammorbidimento della repressione, della legislazione. Ad esempio entra in vigore nel primi anni 70, non ricordo se 72 o 71, la cosiddetta legge Valpreda, che consentiva la concessione della libertà provvisoria anche in presenza di imputazioni di reati gravissimi, come era quello di Valpreda, che era imputato di reato di strage. Proprio in seguito alle mobilitazioni dell'epoca viene introdotto questo. In relazione alle mobilitazioni susseguenti alla cosiddetta caduta di Pinelli per la questura di Milano, vengono introdotti dei diritti del fermato, che non può più essere interrogato in assenza del difensore. Ci sono delle mobilitazioni sul piano sociale, a cui partecipa ad esempio ancora anche MD, sull'abrogazione dei reati associativi e dei delitti di opinione. Quindi c'era questo pandan. Questo pandan continua, ma con un segno diverso, dalla metà degli anni 70 in poi. Perché probabilmente sarebbe necessaria un'analisi sul piano dell'evoluzione dell'economia italiana e quindi delle esigenze che il potere ha a fronte di un mutare del quadro economico. Però sta di fatto che inizia una feroce, dico io, linea di condotta di attacco ai diritti dei lavoratori. Sintetizzando, dalla metà degli anni 70 in poi, assistiamo, possiamo definirlo, all'attacco ai lavoratori ammalati, sia sul piano normativo che sul piano delle sentenze dei giudici. Si crea il mito del cosiddetto assenteismo, che dura poi ancora anche oggi, con centinaia di licenziamenti per l'assenteismo. Vengono introdotte, in quell'epoca, prima con un accordo interconfederale, poi con una norma
di legge, quello che io chiamo una sorta di arresti domiciliari per i lavoratori malati, che tuttora poi continuano, cioè che il lavoratore ammalato deve essere in casa tra le 10 e le 12, secondo dei contratti collettivi, e le 17 e le 19 del pomeriggio, nonostante magari sia depresso e abbia bisogno di socializzare al bar, però se ci va perde il trattamento economico e perde, si becca pure una sanzione disciplinare. Beh, in questo periodo quindi abbiamo l'attacco al lavoratore ammalato, l'attacco al salario con via giurisprudenziale, c'è una famosa sentenza della Cassazione di quegli anni che a fronte di una giurisprudenza consolidata che diceva che la prescrizione, cioè il fatto di non poter rivendicare i propri diritti andando a ritroso nel tempo oltre un certo lasso di tempo, 5 o 10 anni, non si applicava nel caso del rapporto di lavoro, perché era evidente il rapporto di subalternità, di timore, di metus, quello che dicono i giuristi, di timore ad avanzare queste rivendicazioni. Dopodiché la giurisprudenza della Cassazione cambia e riporta in vigore quella norma che invece che era stata giudicata, tra l'altro, se ricordo giusto, anche anticostituzionale proprio sulla base di questi ragionamenti, la riporta con un escamotage in vigore applicando la prescrizione perché c'è la stabilità del rapporto di lavoro, cioè col diritto alla reintegrazione. E questo vuol dire già uno spostamento di ingenti somme rispetto al patronato, perché i lavoratori non potranno più andare indietro nelle loro rivendicazioni oltre i 5 anni. Dopodiché abbiamo gli attacchi alla contingenza, abbiamo le primi parziali blocchi sulle retribuzioni superiori a un certo livello, dopodiché c'è la sterilizzazione dei punti, l'abbassamento del valore del punto della contingenza, che è quello che poi tiene attaccato il salario alla diminuzione del valore della lira all'epoca, fino ad arrivare poi al 92, che viene definitivamente abrogata l'indennità di contingenza. Ma c'è l'attacco alla stabilità dell'inizio, l'attacco alla stabilità del posto di lavoro, perché i contratti a termine vengono resi molto più elastici, mentre prima erano previste ipotesi tassative per il contratto a termine, proprio si inizia in questi anni nel settore del commercio a consentirli per punte di più intensa attività. Poi questo viene esteso in accordi successivi anche a settori aeroportuali e ad altri settori. Si introduce il contratto di formazione, sono tutte cose che pongono le basi poi della situazione attuale. Contratto di formazione che non è altro che un contratto a tempo determinato, sottopagato, perché il lavoratore che viene formato può essere inquadrato in livelli più bassi, poi ci abbiamo i contratti part-time in questo periodo, part-time verticale, che può anche essere quindi un contratto a termine sostanzialmente, perché io ti assumo part-time per un certo lasso di tempo. E abbiamo l'inizio di forme anomale, quelle del precariato, così detto, che poi avranno un'estrema diffusione, iniziano in quegli anni, non so, i Pony Express per le consegne a domicilio, i call center. Ecco, a fronte di questo inizio di disintegrazione delle tutele, e prima ancora che inizino fatti vistosi, ad esempio di lotta armata, c'è un cambiamento nella produzione legislativa penale, perché se ricordo bene, ad esempio sul piano della lotta armata nel 74 forse c'era stato il rapimento Sossi come fatto vistoso, ma non fatti di aggressione sul piano di incolumità fisica, mi sembra che l'omicidio Cocco sia successivo. E in ogni caso abbiamo la legge Bartolomei, che è del 74, che pesantissimamente va a incidere sulle pene per i reati concernenti le armi. Abbiamo la legge Reale del 75, che consente l'uso legittimo delle armi da parte della polizia, con una sostanziale impunità, perché si sposta la competenza per l'azione penale per i reati commessi dalla polizia alle procure generali, che erano all'epoca, come in parte anche oggi, del tutto subalterne rispetto al potere esecutivo.
Abbiamo la legge sempre del 77 che tende a reintrodurre meccanismi processuali sfavorevoli all'imputato, con possibilità di espellerlo dall'aula senza più possibilità di rientrare in aula. Abbiamo la legge del 78 che reintroduce l'interrogatorio di polizia in assenza del difensore, e sappiamo questo che cosa significa in concreto, il meccanismo di tortura. E poi su salendo abbiamo fine 79, inizio 80, il decreto Cossiga con la K, che introduce l'aggravante per la finalità di terrorismo, successivamente la legge dell'82 sui pentiti, che spostano completamente il meccanismo penale da un giudizio sulla rilevanza e sulla gravità dei fatti a un giudizio sull'identità dell'imputato. Quanto più l'imputato dimostra in sede processuale di sapersi riallineare ai valori dominanti, tanto meno pena, addirittura quasi l'esenzione dalla pena avrà, tanto più l'imputato riafferma la sua identità di antagonista, di promotore di un completo cambiamento dei rapporti sociali, tanto più pesantemente sarà sanzionato, anche se per forme di criminose, tra virgolette, estremamente blande e vaghe, e sono i reati associativi di cui già stamattina si parlava della loro vaghezza. E quindi questo funzionamento lo vediamo, questo pandan. Vediamo però adesso in anni un po' più recenti, anche se non recentissimi, parliamo della dissoluzione del diritto del lavoro. E allora abbiamo già visto le sue basi negli anni 70 e lo sviluppo negli anni 80, 70-80. Negli anni 90 abbiamo col pacchetto 3 che reintroduce con delle vesti formali molto eleganti il caporalato in buona sostanza, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo. Il pacchetto 3 è un giurista di sinistra, Treu, che introduce per primo queste norme. Abbiamo il decreto legislativo del 2001 che cambia radicalmente la disciplina dei contratti a termine, mentre prima erano ipotesi tassativamente previste, adesso per stipulare un contratto a termine è sufficiente l'esigenza di ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, che però erano sempre da leccarsi baffi queste norme rispetto all'oggi, no? Dopodiché nel 2003 abbiamo la cosiddetta legge Biagi, che in realtà è un decreto legislativo, che rimodella la fornitura di lavoro temporaneo sotto l'aspetto della somministrazione di lavoro e ridisciplina quelli che sono le forme anomale che adesso dice il buon Renzi di voler eliminare e che alla faccia vedremo invece come non le elimina affatto. Nella legge Biagi il lavoro intermittente, cioè io ti chiamo quando voglio, così come il lavoro a chiamata, il lavoro ripartito, io assegno un posto di lavoro a due lavoratori anziché a uno solo, così tutte e due si faranno l'un con l'altro il culo perché si sia presente, perché sennò la decurtazione della retribuzione va a colpire tutte e due. Abbiamo i contratti di inserimento, i contratti di collaborazione a progetto o a programma, il lavoro occasionale, l'incentivazione dell'apprendistato ulteriore. E poi su anche qui andiamo sempre peggio, perché poi abbiamo nel 2010 il cosiddetto la legge 183 del 2010 collegato al lavoro. Il collegato al lavoro che fa? Prevede innanzitutto delle decadenze rispetto alla possibilità di impugnare la posizione illegittima di un termine al contratto, sia del contratto a termine, sia il contratto di somministrazione, sia cessione di ramo d'azienda, così via, va impugnato come se fosse un licenziamento. Secondariamente prevede che ci sia un tetto ai risarcimenti del danno, nel senso che prima se un contratto a termine veniva giudicato illegittimo, il lavoratore era stato disoccupato per 20 mesi perché era stata la lentezza del processo, gli doveva essere pagati questi 20 mesi, adesso invece viene stabilito
un tetto che va da 2,5 mesi a 12, oltre non si va, anche se questo lavoratore è stato il suo contratto a termine, è finito, perde la causa in primo grado, la vince solo in secondo grado dopo 3 anni, è stato 3 anni disoccupato, ma più di 12 mesi, benché vada, non potrà apprendere. Dopodiché abbiamo un buon Marchionne che apre la strada alla devastazione ulteriore con l'accordo Fiat del dicembre 2011. Dicembre 2011 che colpisce in tema di rappresentanza sindacale, che consente l'agibilità sindacale solo a chi sottoscrive il contratto aziendale, che ridisciplina i temi dell'assenteismo cosiddetto, sempre questa bruttissima parola, che prevede delle forme di responsabilità per i lavoratori che commettono atti idonei a porre in discussione l'accordo, liberando l'azienda dai suoi obblighi in questo caso, e quindi anche lì l'esigenza per i sindacati sottoscrittori di questo accordo di farsi cani da guardia rispetto ai lavoratori del rispetto dell'accordo stesso, che poi è un accordo assolutamente vessatorio su tanti punti, perché sono poi quelli che contano, per esempio l'introduzione di turni abominevoli, il problema dei ritmi che vengono unilateralmente, senza più alcuna forma di controllo, decisi dall'imprenditore, e con la previsione che se ad esempio certe postazioni lavorative hanno anche un riscontro di nocività da parte degli stessi esperti aziendali, la soluzione qual è? Non quella di cambiarle o abolirle, ma di determinare delle sostituzioni dei lavoratori che saranno addetti a quelle postazioni nocive. Dopodiché i passaggi successivi sono un decreto legge dell'agosto 2011 che prevede la possibilità che in sede di accordi aziendali vengano stabilite delle previsioni normative in deroga alle disposizioni di legge su tutta una serie di materie, ivi compresi i licenziamenti, le conseguenze dei licenziamenti, finché nel 2012 entra in campo l'ottima Fornero che attacca frontalmente, senza riuscire a fondo nel suo intento, l'articolo 18. L'articolo 18 è, tutti dicono, vabbè, ma tutti dicono, quelli che hanno sostenuto l'approvazione dell'articolo 18, ma riguarda una minoranza, è solo un problema dei licenziati che sono oramai pochi, perché bla bla bla. In realtà l'articolo 18 è il perno di tutto il sistema delle garanzie, perché se togliamo la possibilità di essere reintegrati a fronte di un licenziamento illegittimo, vuol dire che il lavoratore dovrà chinare la testa sempre e comunque, perché qualora il datore di lavoro lo licenzi perché ha alzato un po' troppo la testa, non potrà più essere reintegrato. E la Fornero incomincia con lo smantellare l'articolo 18, ad esempio prevedendo che nei casi di licenziamento disciplinare vi può essere reintegrazione solo se il fatto contestato ai sensi del codice disciplinare aziendale del contratto collettivo non sussiste, e si apre un dibattito sulla legge dei giuristi di cosa si deve intendere per fatto non sussiste, se il fatto nella sua materialità oggettiva o inteso come fatto giuridico, quindi anche come le sue componenti soggettive, la quantità di colpevolezza, la quantità di volontarietà e così via. Per quanto riguarda poi i licenziamenti economici, la legge Fornero incomincia a dire che se non è evidente l'insussistenza del motivo economico addotto, il giudice non può integrare, ma deve limitarsi a un risarcimento del danno. Dopodiché non si dice che il giudice, se è evidente la insussistenza, deve reintegrare, il giudice può reintegrare,
E così sulla legge Fornero, sempre sul piano dei licenziamenti economici, mentre fino ad allora i licenziamenti collettivi di tipo economico, era previsto che qualora non venisse rispettata le rigorose discipline sulle procedure per arrivare ai licenziamenti collettivi, c'era diritto alla reintegrazione, la Fornero comincia a dire che la reintegrazione ci sarà solo qualora vengono violati i criteri di scelta dei lavoratori da pubblica mobilità, mentre negli altri casi risarcimento economico. Dopodiché attacca a parte le pensioni, questo è un po' il tema del mio intervento, attacca anche il contratto a termine, che comincia a prevedere, perché per il primo contratto a termine della durata massima di 12 mesi non è più prevista l'indicazione della causale, esigenze tecniche organizzative o sostitutive. E con questo direi che vengono poste delle buone basi per il successivo intervento del governo Renzi, che fa le cose che nessuno avrebbe sognato in precedenza da destra di riuscire a fare, perché Renzi con la primo decreto legge del marzo 2014 prevede che il contratto a termine è libero, non c'è più, il contratto a termine è il contratto di somministrazione fino a durata di 3 anni, non hanno più bisogno di giudicare una causale. Voi pensate che prima era necessario un duplice controllo di legalità e di legittimità da parte del giudice, sia sul fatto che nella lettera di assunzione venisse indicato specificatamente qual era il motivo dell'assunzione, e sia poi nel concreto se la causale adotta per apporre il termine era effettivamente sussistente. Adesso azzerato. Il padrone può assumere o può farsi somministrare dei lavoratori senza più la necessità di indicare una causa. E questo è il primo colpo. Dopodiché la famosa questione delle pessime parole in inglese del Jobs Act e il decreto attuativo della legge delega che è entrato in vigore pochi giorni fa, il 4 marzo, è stato pubblicato sulla. È datato 4 marzo, è entrato in vigore il 7 marzo. E cosa prevede questo decreto? Rapidamente. Si parla di contratto a tutele crescenti. Il contratto a tutele crescenti, bel cavolo, è un'espressione poco da giurista, ma rende l'idea. Perché le tutele crescenti quali sono? Quali sono che se per i nuovi assunti il licenziamento è ingiustificato, non c'è reintegrazione, ma le tutele crescenti sono realizzate attraverso un meccanismo di aumento del risarcimento del danno che viene valutato come 2 mensilità per ogni anno di anzianità, comunque non può essere superiore a 24 mensilità. Quindi se io non ho assunto, sarò licenziato dopo 13 anni, non potrò prendere lo stesso più di 24 mensilità, anche se teoricamente secondo me che dovrebbe essere 26 e così via. Dopodiché si prevede che per i vizi formali, che non sono scritti i vizi formali con licenziamento, due parole per spiegare il perché, però si prevede un risarcimento ancora inferiore, 1 mensilità per ogni anno di servizio in misura comunque non superiore a 12 mensilità. Vizi formali sono ad esempio la violazione del cosiddetto articolo 7, che è l'elemento fondamentale, che è quello che prevede che al lavoratore sul piano disciplinare, prima di licenziarlo, gli devo contestare l'addebito in modo chiaro e preciso, lui deve avere uno spazio per difendersi. È quell'articolo e quel principio che ad esempio la Corte Costituzionale dice che è un principio fondamentale, è il marchio distintivo delle garanzie, perché prevede il rispetto della regola fondamentale del contraddittorio, audiatur et altera pars, dice la Corte Costituzionale, si deve sentire anche la controparte rispetto, perciò è tanto più importante perché è il giudice che irroga la sanzione lo stesso datore di lavoro. Bene, in questo il governo Renzi stabilisce che io
posso non contestare, te lo contesto male, non ledo il tuo diritto di difesa, però un mese, che però non può essere inferiore a 2 mesi di ritardo, in ogni caso non superiore a 12 mesi di ritardo di risarcimento del danno. Dopodiché si prevede che se il datore di lavoro si accorge che però ha fatto un'enorme sciocchezza, entro nel termine di 15 giorni da che gli viene comunicata l'impugnazione del lavoratore, può revocare il licenziamento senza nessuna conseguenza se non quella di pagare la retribuzione maturata, ma nessun risarcimento del danno. Dopodiché sempre si sposta sul piano economico la questione della validità del licenziamento, col far balenare al lavoratore licenziato, oltretutto in una situazione di scarsità di tutele, è sempre più difficile rivolgersi al giudice, anche perché hanno ripristinato, inventato delle norme che sottopongono a tassazione anche il ricorso al giudice, per cui una causa di un lavoratore licenziato, il lavoratore deve pagare 250 euro di tasse per poter rivolgersi al giudice, se poi deve fare opposizione perché gli esprimono il primo ricorso, deve pagare altri 250 euro, e se poi deve andare anche in Cassazione, il giudizio in Cassazione è una tassazione di quasi 1000 euro. E quindi, di fronte a tutta questa situazione, il datore si dice, è previsto espressamente l'articolo 6, l'offerta di conciliazione, che entro i termini dei 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale, il datore può offrire un assegno, lo dice espressamente così, un assegno di misura non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare, che non è quindi sottoposto a tassazione né previdenziale né in queste cose qua. Quindi il lavoratore in questo contesto ha questa enorme spinta a monetizzare con questa difficoltà di esercitare le sue tutele. Dopodiché per i licenziamenti collettivi avevamo visto prima che la Fornero salvava la possibilità della reintegrazione nel caso di violazione dei criteri di scelta, perché ci dovrebbero essere dei criteri di scelta per i lavoratori da mettere in mobilità nel caso di sicurezza collettivo. Il governo Renzi prevede che anche in questo caso soltanto risarcimento del danno. Ora, quando parlo di distruzione del diritto del lavoro parlo di questo, ma qual è il meccanismo allora a fianco di questo di meccanismo repressivo? Quali sono le modalità repressive che sono state apprestate? Stamattina l'avvocato Comini ha già parlato con i delegati associativi, poi penso che Biden domani si diffonderà su questi temi. Allora voglio brevemente fare qualche spiccolatura su degli aspetti dei meccanismi di repressione penale che sono sparsi qua e là nella produzione legislativa e che però sono, a mio giudizio, di una pesantezza notevole e che alludono a un disegno, all'esistenza di un disegno che non è solo italiano, che è un disegno complessivo del dominio del mercato finanziario e del dominio oramai delle istituzioni internazionali sul piano economico e di un rimodellamento complessivo che c'è negli ordinamenti statuali, in cui le parole d'ordine, ad esempio, dei meccanismi della sovranità a partire dal popolo che l'esercita attraverso il Parlamento, ma palle, perché noi abbiamo i parlamenti nazionali, il Parlamento italiano, che deve eseguire le direttive che arrivano dalla Commissione europea o dal Comitato dei Ministri a livello europeo. Se dal Comitato dei Ministri abbiamo un Parlamento che deve rispettare le decisioni che vengono dall'esecutivo, dal rappresentante degli esecutivi europei. Se deve rispettare le direttive della Commissione, neanche di governi, ma di funzionari della Commissione stessa. E se i Parlamenti non rispettano queste indicazioni, vengono sottoposti i paesi a sanzioni di tipo economico. Quindi dove più stia la sovranità nessuno lo sa. Dicevamo che è un rimodellamento complessivo e qui non si può fare riferimento al rimodellamento che c'è, già ci sono stati dei riferimenti al piano sovranazionale,
Ecco, facciamo mente locale alla distruzione della nostra Costituzione che si è già operata sul piano di una sua norma fondamentale come l'articolo 11, il ripudio della guerra. Il ripudio della guerra che con il 91, la guerra all'Iraq, è stato completamente distrutto e poi portato a ulteriori conseguenze con i bombardamenti sulla Repubblica Federale Jugoslava, condotti dal governo D'Alema, poi con le operazioni in Afghanistan, al momento attuale, questo lo si legge nell'ultimo decreto antiterrorismo, ho fatto la somma, più o meno per essere giusta, che il costo delle attuali operazioni militari all'estero, tra l'altro qua c'è anche la problematica spending review, eccetera, dal 1 gennaio 2015 al 30 settembre, quindi non tutto l'anno, sono previsti circa 700 milioni di pure spese per il mantenimento di queste operazioni in corso, che sono uno sfracello che sta dall'Afghanistan alla Siria, alla Somalia, alla presenza militare in Libano, alla presenza dei militari italiani a Tampa, in Florida, perché sono pure là, perché da là coordinano tutte le operazioni dentro il Medio Oriente. Comunque ho fatto questa divagazione per dire che c'è un disegno, secondo me, e che vengono poste le basi in questa serie di norme. Partiamo da una legge non recentissima, che è la legge sulla protezione civile. La legge sulla protezione civile è una legge del 92. È una legge del 92 che ha avuto poi una significativa modifica nel 2012, guarda caso. Perché dico che è importante la legge sulla protezione civile? Perché la legge sulla protezione civile prevede che c'è un potere di ordinanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, che poi la può delegare ad altri, poi questo potere è stato modificato da norme successive, di ordinanza extra ordine, lo chiamano i giuristi, cioè al di fuori dell'ordinamento. Ha un potere di ordinanza extra ordine quando c'è, si verificano i casi di cui all'articolo 2, lettera C, e che sono verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi, già il 92 diceva così, che per intensità ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. Nel 2012 si modifica questa lettera C, che è quella che legittima il potere di ordinanza extraordine, dicendo la lettera C è sostituita dalla seguente: calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo, che in ragione della loro intensità ed estensione debbano con immediatezza l'intervento essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, e quindi anche legata a eventi determinati dall'uomo. Mi ha stupito, non lo sapevo, ma poi preparandomi per qualche altro incontro del tipo di quello di oggi, ancora negli anni passati, ho verificato che sul tema dell'immigrazione è stato un susseguirsi di dichiarazioni dello stato di emergenza. Tutti i governi l'hanno fatto. Rapporto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 2008, mi sono portato dietro questo, che visti i successivi decreti della Presidente del Consiglio in data 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, con le quali sono state disposte le proroghe dello stato di emergenza, ravvisata la necessità di potenziare le attività di contrasto e di gestione del fenomeno, di fronteggiare tale situazione di emergenza con l'esercizio di poteri straordinari mediante interventi e provvedimenti di natura eccezionale, decreta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio, in considerazione di quello stato di emergenza per quanto riguarda il tema dell'immigrazione. Questo direi che dà un po' l'idea dell'armamentario che è pronto, che non viene utilizzato già di botto, ma che però è lì, questa intelligenza collettiva, non solo italiana, lo mette a disposizione.
Dopodiché, sempre stimolando di norma in norma, di produzione legislativa, stamattina è stato citato il pacchetto di sicurezza, i pacchetti di sicurezza si sono susseguiti dal primo del 2001, che è stato il governo D'Alema, fino al 2009 e via. Viene introdotta una norma con quello del 2009 che prevede che quando si procede giudiziariamente per un delitto consumato o tentato con finalità di terrorismo anche internazionale, ovvero per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 1 del vecchio decreto Cossiga con la K, e sussistono concreti specifici elementi che consentono di ritenere che l'attività di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, può essere disposta la sospensione di ogni attività associativa. Se noi richiamo questo, quello che diceva Cognini stamattina, sull'estensione dell'utilizzo dell'aggravante per finalità di terrorismo, ad esempio anche ai casi del movimento nominato, e per il momento non c'è ancora riuscito, perché è intervenuta la Cassazione, poi c'è stata la Corte di Tribunale che hanno negato l'esistenza di questa finalità, però la Procura di Torino non demorde da questa impostazione. Teoricamente il sito di Notavinfo, come si chiama, potrebbe essere tacciato di questa cosa qui. Noi ovviamente lo vogliamo consigliare, ma l'hanno sicuramente ben presente questo fatto. E continuano a produrre cose che possono servire a questo. O perché oltre alla sospensione di ogni attività associativa, nel caso che ci sia una sentenza irrevocabile che accerta che le attività di queste organizzazioni, movimenti o gruppi abbiano favorito, e deve essere una forma di favoreggiamento estremamente blanda, insignificante, perché sennò ci sarebbe il concorso di quel reato, quantomeno il concorso esterno, oppure il favoreggiamento. Quindi non si capisce come possa stare questo favorire senza incorrere nell'imputazione di favoreggiamento. Bene, il Ministero dell'Interno ordina con decreto lo scioglimento dell'organizzazione, associazione, movimento, gruppo e la confisca dei beni ove non sia già disposta in sentenza. Dopodiché, sempre spigolando, abbiamo la rilevanza dell'attribuzione della qualità di aree di interesse strategico nazionale a aree che interessa allo Stato gestire con la forza direttamente, non tanto degli apparati repressivi usuali, ma anche con la forza dell'esercito. Area di interesse strategico nazionale, poi viene anche da ridere, è stata la prima volta utilizzata per le discariche di campagna nel 2008. Dopodiché, con la legge di stabilità del 2012, approvata nel novembre 2011, è stata definita area di interesse strategico nazionale il cantiere del Chiomonte Maddalena. E quindi area di interesse strategico nazionale e quindi possibilità di intervento dell'esercito. Infatti è interessante andare a vedere le posizioni di coloro che sono stati sentiti in quel processo. C'era gente che veniva da Libano, che dall'Afghanistan, che erano via Piemonte come presenza militare. E quindi c'è questo spostare, ad esempio, il meccanismo della guerra dal piano esterno al piano interno. E la nozione di interesse strategico fa venire delle curiosità, no? Perché cos'è un'area di interesse strategico? Un'area di interesse strategico, sono andato a fare qualche giro sul sito del Ministero della Difesa e si vede che le aree di interesse strategico al momento comprendono il territorio nazionale, le aree contigue, l'area del Trattato Atlantico, l'area dell'Unione Europea, i Balcani, l'Europa orientale, l'area caucasica, l'Africa settentrionale, il Corno d'Africa, il vicino Medio Oriente e il Golfo Persico. E quindi c'è l'interno e l'esterno. È necessario pertanto, come sempre il Ministero della Difesa che lo dice, disporre di capacità di presenza e sorveglianza coerentemente abbinata a capacità di risposta tempestiva e flessibile, e quindi con funzioni anche antiterrorismo e controterrorismo. Tutto questo viene poi gestito da chi? Dal
comando, dal comando del capo di Stato Maggiore dell'Esercito, detiene il controllo operativo dell'operazione Interforze in Italia e la gestione diretta è assicurata per il tramite del comando Forze di Difesa Interregionale Nord, CONFOD-N di Padova, e secondo comando Forze di Difesa, secondo FOD di San Giorgio a Cremano, Napoli, dell'Esercito. Questo con esplicito riferimento alla sicurezza dei cantieri dei treni ad alta velocità a Vittorino e in Val Susa. E quindi abbiamo questo diretto coinvolgimento, ma un diretto coinvolgimento che è già partito dal 2001, dal primo pacchetto sicurezza, perché il primo pacchetto sicurezza è quello che prevedeva che i cosiddetti siti sensibili potessero essere presidiate dalle forze armate, che dovevano impedire comportamenti che potessero mettere in pericolo l'incolumità delle persone, la sicurezza delle strutture, e avevano dei poteri limitati, identificazioni e trattenere sul posto le persone e i mezzi di trasporto. Dopodiché, non voglio farla lunga, il pacchetto sicurezza, oggi abbiamo la possibilità da parte delle forze armate che presidiano o che pattugliano di non solo di identificare ma anche di perquisire e anche di trasportare ai fini dell'identificazione nelle più vicine stazioni dei carabinieri o commissariati, dove c'è la vigenza dell'articolo 349 del codice di procedura penale ai fini dell'identificazione, della salvaguardia però della dignità della persona. Ti possono anche strappare i capelli per verificare il DNA o infilarti qualcosa in bocca per vedere la tua saliva e quindi per vedere risalire al genoma o come diavolo si chiama la questione del DNA. Allora, questa presenza dei militari sul territorio e questo sviluppo dei loro poteri fa venire in mente che esiste dal 2003 una valutazione della NATO che si chiama, in inglese è pessimo, Urban Operation in the Year 2020, che prevede, a fronte di un sovrappopolamento del pianeta, a fronte di una progressiva distruzione dello Stato sociale, l'esistenza di sempre più masse, ma neanche politicizzate, comunque di disperati, di scontenti, di gente pronta a sommuoversi all'interno delle zone urbane. E allora, in questo Urban Operation 2020, si prevede l'utilizzo dell'esercito utilizzo di ogni tipo di armamento, anche perché le guerre asimmetriche che vengono svolte sul piano esterno dimostrano la possibilità di usare queste armi. Non so, pensiamo a Fallujah in Iraq, dove hanno sperimentato ogni sorta di arma limitata a un contesto urbano, e questo direi non deve, secondo me, indurci ad avere timore, però avere degli elementi di riflessione. Quindi abbiamo questa presenza dell'esercito come modalità repressiva, abbiamo avuto l'inserimento di nuove norme, ritornando a un panorama meno da forza armata e da Stato Maggiore delle Difese, ma processuale penalistico, di meccanismi di custodia cautelare necessariamente in carcere chi è imputato di reati politici, mentre i principi ribaditi dal nostro democratico codice di procedura penale prevedono che la custodia in carcere sia l'estremo rimedio solo quando non sono sufficienti le altre, che sono dall'obbligo di dimora al divieto di allontanarsi, al ritiro del passaporto, agli arresti domiciliari. Se uno ha sufficienti indizi di un reato aggravato dalla finalità di terrorismo, tranne che deve finire necessariamente in carcere. Dopodiché abbiamo avuto nel 2002, e questo fra l'altro è una curiosità quando dico che sono in spigolatore, perché questa norma è stata inserita nel 2009
con la legge 23 aprile, che era la legge antistupro. Dentro la legge antistupro ci hanno piazzato anche questa norma qua. Nel 2002 invece avevano introdotto la norma che modifica l'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario e che prevede l'esclusione dalle misure alternative alla detenzione anche di chi è stato condannato per reati con finalità di terrorismo o con atti di violenza. Dopodiché penso di essere stato sufficientemente noioso, però alcune cose voglio dirle ancora sul decreto legge antiterrorismo che ci hanno impiegato un po' a produrre, avevano detto dopo la questione di Charlie Hebdo che l'avrebbero fatto nel giro di una settimana, in realtà è stato pubblicato solo il 19 febbraio 2015, ma è qui sotto la veste di decreto antiterrorismo cosiddetto islamico, vengono piazzate delle norme che riguardano l'interno e che sono sempre molto pesanti. Perché a parte delle nuove fattispecie, per esempio il 274 prevede che sia punita non solo chi arruola qualcuno per andare all'estero, ma anche la persona arruolata è punita. Poi dopo già si diceva che sono arrivati al Sepsies 270, quindi si vede che non sapevano che esiste anche Sepsies in latino. E allora hanno fatto il 274-1 che prevede, vabbè, la punizione di chi organizza finanza di viaggi finalizzate al compimento delle condotte di cui al 276 già si è parlato, ma dopodiché prevede la punizione anche la modifica del 270-quinquies punendo la persona che acquisisce autonomamente istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo e con comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 276, quindi estrema vaghezza, quindi anche chi per amore della scienza studia, che ne so, le combinazioni chimiche per fare un diserbante particolarmente potente può avere questo tipo, perché se si dice che magari in realtà ci sono elementi perché sia finalizzato alla commissione della condotta è colpito da questo. Dopodiché sono previste, sempre cosa c'entra con gli islamici, aumenti di pena per il reato di istigazione a commettere reati contro la personalità dello Stato italiano, se fatto e commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Con l'istigazione a delinquere comune, che già prevedeva una aggravante se era a commettere reati con finalità di terrorismo, si aumenta la pena fino a 2/3 se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Dopodiché è prevista la possibilità per i PM di richiedere la soppressione, non sono un esperto di informatica, ma il Ministero ordina con decreto motivato i fornitori di servizi di cui all'articolo 16 di rimuovere i siti dove ci sia il sospetto che concreti elementi consentono di ritenere che i reati di cui al 270 bis, 270 ter, che abbiamo visto il 270 ter è l'assistente partecipe, quindi un reato piccolino, poi qua che quinquies e sexies viene oscurato il sito, dopodiché viene prevista anche qui norma che riguarda l'interno, la detenzione di abusiva di precursori di esplosivi. Precursori di esplosivi sono quelle sostanze che non sono esplosivi ma che potrebbero servire a formare gli esplosivi. Riciclo perossido di idrogeno, perossido di idrogeno, perossido di ossigeno che l'hanno ossigenato, perossido di idrogeno non so che cosa sia, vedo il nitrometano, l'acido nitrico, il clorato di potassio, il perclorato di potassio. Poi abbiamo le misure di prevenzione, tipico retaggio fascista, che sono quelle che vengono attribuite alle persone socialmente pericolose, queste che hanno commesso alcun reato, prevede che quando ci sia una particolare urgenza, il questore può ritirare il passaporto o sospenderne la validità. E in questo caso, se il soggetto che viene ritirato contravviene questa misura, data con gli eventi di urgenza, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e è consentito l'arresto, va bene, in caso di flagranza. Dopodiché è previsto
visto che c'era già una norma prima che prevedeva che chi commetteva un reato, essendo sottoposto a una misura di prevenzione, aveva un aggravamento di pena. Adesso viene inserito che chi commette reati di cui al solito 270 bis per 4, 4 1 e 15 bis o non viene aumentata della metà la pena se lui lo commette entro 3 anni da che ha finito di espirare la misura di prevenzione. È consentito l'arresto anche fuori flagranza e segue per legge la condanna, che è già così aggravata, una misura spaventosa, obbligatoriamente una misura di sicurezza detentiva. Quindi è un girone infernale. Dopodiché che ci sono i particolari poteri attribuiti ai servizi che già avevano e che adesso sono ulteriormente estesi, perché già prima, con la legge del 2007, prevedeva che su autorizzazione del governo, dell'esecutivo, in realtà gli agenti dei servizi non erano punibili se compivano determinati reati. E adesso viene esteso questo anche al compimento dei reati di associazione sovversiva, che guarda tipicamente l'ordinamento interno, il 270 bis secondo comma, 270 ter, l'istigazione e l'apologia, vuol dire che questi, facendo opera di infiltrazione, di provocazione, possono commettere questi reati andando esenti da pena. E poi norme processuali che fanno questo quadrante, dato che viene loro assegnata un'identità di copertura, possono utilizzare questa identità di copertura sia nelle relazioni che svolgono sul piano interno, sia addirittura utilizzare l'identità di copertura comparendo in eventuali processi e non dando la loro generalità. E quindi anche questo prefigura, direi, un bel modello di Stato democratico e attento alle garanzie. Io direi che posso più o meno concludere, anche perché sono stato lungo, solo con una citazione che rende emblematica questa connessione fra diritto del lavoro e diritto penale, perché la legge Fornero, mai sufficientemente recuperata, all'articolo 2,58 ha questa incredibile, a mio giudizio, che lascia sorpresi, disposizione. Con la sentenza di condanna per i reati di cui gli articoli 270 bis, 280, che era attentato con finalità di terrorismo, 289 bis, sequestro con finalità di terrorismo, poi 416, perché queste sono le questioni di una situazione di tipo mafioso, che cosa vi succede? Comporta il giudice disporre la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate, in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. Se tu sei un invalido civile, sei condannato per un 170 bis, ti tolgono anche la pensione della tua invalidità civile. Quindi questa, secondo me, è un'emblematica chiusura del cerchio. È un'emblematica chiusura del cerchio e io direi, sul che fare, proprio un intervento brevissimo su quello che Comini diceva stamattina, le sue proposte, diceva riflettiamo, cerchiamo di capire, facciamo l'analisi, assolutamente d'accordo. Devo dire che invece esprimo delle perplessità sulla questione delle mobilitazioni per le modifiche di norme di legge. Secondo me c'è il rischio che queste mobilitazioni siano sostitutive di impegni politici su lotte più concrete. Io ricordo che intorno al 2005-2006, se non ricordo male, dagli ambiti politici intorno alla rivista Senza Censura, peraltro rivista assai meritevole, di Bologna, eccetera, era nata proprio la campagna per l'abolizione dei reati associativi, 270, 70 bis, eccetera, eccetera, che poi non ha subito alcun effetto. Così come dire, abroghiamo il reato di devastazione e saccheggio,
Ma qui per abrogato bisognerebbe avere una grande forza. Se tu fai una mobilizzazione senza averne la forza, è come un po' dire, arbitro, chiedo tempo, sospendiamo, io sono debole, tu mi stai bastonando, non vale più, arrivortis, come si diceva giocando da bambini. Quindi io direi, questa attenzione a non spostare sul piano della richiesta di modifiche istituzionali delle campagne politiche che richiederebbero grossi impegni e grossa capacità di intervento, e che invece questi grossi impegni, questa grossa capacità di intervento andrebbe mirata su questioni che rispondono a bisogni di fondo delle classi lavoratrici, degli immigrati.